Bentornati a tutti sul canale, il mio nome è Marco e oggi andiamo a vedere il CD4016 che è un chip della serie CMOS. È un componente elettronico molto versatile e fondamentale in molti circuiti elettronici. Il chip 4016 contiene quattro interruttori analogici bilaterali. Questi interruttori possono passare segnali analogici o digitali da un lato all'altro, rendendolo questo chip estremamente utile in molte applicazioni elettroniche. Una delle principali attrattive del CD4016 è la sua flessibilità. Può operare con tensioni che va da 5 volt a 15 volt, offrendo una bassa resistenza in stato chiuso. Questo lo rende adatto per commutare una vasta gamma di segnali in modo efficiente e con minima perdita di potenza. La sua capacità di operare con segnali analogici e digitali lo rende incredibilmente versatile, adatto per applicazioni che richiedono la commutazione di segnali senza interruzioni o distorsioni. Adesso ci spostiamo sul banco e andiamo a vedere effettivamente come funziona. Eccoci sul banco, abbiamo il nostro 4016. Al 7 ho collegato l'alimentazione negativa e al piedino numero 14 l'alimentazione positiva. Adesso andiamo a effettuare i collegamenti come schema. Per prima cosa mettiamo il nostro pulsante che funziona a pull down. Mettiamo la nostra resistenza negativa a una parte del pulsante. Un'altra parte lo mandiamo al piedino numero 13. L'altra parte del pulsante al positivo. Quando è aperto, il piedino numero 13 è a massa tramite la resistenza 10.000 ohm. Se premiamo, arriva l'alimentazione positiva sul piedino. Colleghiamo anche il nostro LED. Ricordo che l'anodo è il piedino più lungo. Lo colleghiamo al piedino numero 1 e mettiamo una resistenza a 220 ohm per proteggere il LED dal catodo al negativo. E come ultimo mandiamo il positivo, alimentazione positiva, al piedino numero 2. Fornisco alimentazione, colleghiamo il negativo e il positivo. Il chip accetta da 5 a 15 volt, io gli fornisco 9 volt. Ho acceso l'alimentazione e spendo. Se io adesso vado a premere, si accende. Possiamo invertire piedino numero 2, piedino numero 1. E come vedete è bilaterale, funziona lo stesso. In conclusione, il CD4016 si rivela essere un componente estremamente versatile e utile in una moltitudine di applicazioni elettroniche. La sua struttura interna, che include quattro interruttori analogici bilaterali, come abbiamo già detto, che sono controllati in modi indipendenti, offre agli ingegneri e agli hobbisti la flessibilità necessaria per realizzare circuiti complessi e funzionali con una semplicità relativamente bassa. Per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e se qualsiasi cosa potete scrivere nei commenti e ci vediamo alla prossima.